Emozionante e coinvolgente l'arrivo dei maratoneti provenienti da Torraca domenica mattina a Sanza in piazza 24 maggio. Ad attenderli la popolazione locale con i tricolori al vento e l'amministrazione civica guidata dal sindaco Antonio Peluso. A tendere lo striscione tricolore del simbolico traguardo della seconda tappa della maratona dell'Unità d'Italia, 30 bambini della scuola primaria che hanno liberato in volo centinaia di palloncini bianchi, rossi e verdi. I maratoneti, visibilmente stanchi per una corsa partita intorno alle 9 di mattina dalla piazza di Torraca per giungere a Sanza intorno alle 13.30, sono stati accolti con un lungo applauso e con i versi dell'inno di Mameli cantato dai tanti presenti. Il discorso di benvenuto da parte del sindaco Peluso ha evidenziato l'importanza di questa seconda tappa nei luoghi dove trovò fine la tragica spedizione dei 300. Con orgoglio e commozione sventoliamo il tricolore per onorare le eroiche gesta di Pisacane e i suoi valorosi 300 che qui a Sanza accesero la fiammella del patriottismo donando la propria vita, ha dichiarato il sindaco. La maratona a tappe, partita lo scorso 17 marzo da San Giovanni a Piro, toccherà tutti i comuni protagonisti degli eventi risorgimentali salernitani che portarono all'avvento dello Stato italiano. Domenica prossima, 27 marzo, la terza tappa, con la ripartenza da Sanza intorno alle 9.30 per giungere a Padula passando da Buonabitacolo. Una bella manifestazione con un unico filo conduttore, celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia nei comuni del Salernitano, protagonisti degli eventi risorgimentali.